Allora, quello che ci occorre per realizzare questa copertina è della lana. Io vado ad utilizzare questa lana Merinos che trovo veramente favolosa, ha una morbidezza fantastica e si lavora benissimo. Sono gomitoli da 50 grammi con 175 metri circa, quindi anche una metratura molto buona e si lavorano con un 3-3,5. Io andrò a lavorarla con un 3,5 perché voglio che la copertina resti morbida, tanto più che non la lavoro ai ferri ma all'uncinetto e come sapete la lavorazione all'uncinetto tende già di sua a essere un po' più rigida, quindi lavoro con l'uncinetto un po' più grosso, quindi il 3,5. Per questa copertina ho scelto di lavorarla col color panna, quindi tutta la base sarà color panna e poi farò delle righe di noccioline alternate sia rosa che celeste, perché io non la sto realizzando in modo particolare né per un maschio né per una femminuccia, quindi utilizzerò entrambi i colori, però si possono usare anche il verdino, il giallo, colori neutri, o se sapete se il vostro bimbo è maschio o femmina potete usare ovviamente il colore indicato. Ok, quindi questi sono i colori che vado ad utilizzare io. Come dicevo prima, è un 100% merinos, quindi una lana super adatta a realizzare le cose da bambino, non punge e ottima, cioè, secondo me è veramente bellissima e si lavora anche molto 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 bene. Quindi detto questo vi lascio, vi ricordo che la potete acquistare sul sito www.mercelemari.it, in descrizione trovate il link e è un prodotto italiano di una ditta di Biella e vi lascio il tutorial. Quindi iniziamo subito, prendiamo il color panna, facciamo il nostro cappietto e avviamo una sequenza di catenelle pari a 138 catenelle. Andiamo a realizzare una copertina da culla, quindi una misura circa 70x80. Lavorata tutta la striscia di catenelle, andiamo a farne una in più che ci consente di voltare il lavoro e poi andiamo a lavorare un punto basso per ogni catenella sottostante. E dovremo andare a lavorare tutto questo primo giro di maglia bassa più i successivi 4 giri, sempre a maglia bassa, per un totale di 5 giri. In questo modo, quindi proseguiamo fino ad aver realizzato 5 giri di maglia bassa lavorando i punti così come si presentano. Allora, una volta realizzati i 5 giri, vi faccio vedere come andare a inserirci per realizzare con il colore rosa le noccioline. Allora, innanzitutto facciamo sempre una catenella qui per voltare il lavoro e lavoriamo le prime 5 maglie basse. Una, due, tre, quattro. E poi facciamo la quinta dove invece di andarla a chiudere così come avremmo fatto, andiamo a prendere il colore rosa e la chiudiamo con il rosa. Dopodiché lavoriamo il filo rosa, prendo il filo panna che continuo a portarmelo dietro nella lavorazione. Punto nel punto a fianco per fare una maglia alta, quindi punto qui, vedete che i fili dietro li prendo entrambi in modo che li accompagno. E vado a fare una maglia alta che però non chiudo. Rientro nello stesso foro e vado a fare una seconda maglia alta di nuovo che non chiudo. Vado a fare una terza maglia alta che non chiudo e poi una quarta maglia alta che non chiudo e infine una quinta maglia alta che non chiudo. Contate che sull'uncinetto avete 1, 2, 3, 4, 5 gettati che sono le 5 maglie che non avete mai chiuso e più la maglia d'inizio, quindi dovete avere 6 gettati sull'uncinetto. A questo punto prendete il filo e passate attraverso entrambi ed ecco che abbiamo realizzato quella che è la nostra nocciolina. A questo punto vado a fare una catenella con il filo panna ed ecco che il filo rosa vado di nuovo a inglobarlo nella lavorazione e vado a lavorare di nuovo altre 5 maglie basse panna, quindi una, due, tre, quattro.
E la quinta di nuovo vado a chiuderla invece con il filo rosa. Perché nuovamente dobbiamo andare a fare una nocciolina. Quindi facciamo di nuovo una maglia alta che lascio aperta, una seconda maglia alta che lascio aperta, una terza, una quarta e una quinta. A questo punto chiudo tutto sull'uncinetto ed ecco che ho realizzato la mia nocciolina. Faccio di nuovo il cambio, ovvero vado a fare una catenella con il panna e inglobando adesso il filo rosa che continuiamo a portarcelo dietro, andiamo a fare 5 maglie basse e ripetiamo il procedimento. Questa era la codina dove mi sono attaccata. 2, 3, 4, 5. E ora chiudiamo di nuovo con rosa e ripetiamo il procedimento nel realizzare una nocciolina e dobbiamo proseguire così per tutto questo giro. Allora, una volta arrivati qui al termine del giro, vedete che ho tagliato la parte rosa che non ci serve più perché abbiamo fatto il giro di noccioline. Adesso facciamo una catenella che ho già fatto, voltiamo il lavoro e dobbiamo andare a lavorare di nuovo 5 giri di maglia bassa. Quindi lavoriamo una, due, 3, 4, 5 e la sesta maglia la andiamo a prendere qui sopra che è il punto, diciamo, rosa. Questo è il sesto punto e dopodiché ripartiamo a lavorare le altre maglie. Una, due, 3, 4, 5 e 6, che è questa maglia qui. Vedete? In questo modo. Quindi proseguiamo così per tutto questo giro. Per i successivi altri 4 giri andremo a fare la maglia bassa e poi ripeteremo nello stesso modo un giro di noccioline. Quindi riprenderemo il filo dell'altro colore e rifaremo un altro giro di noccioline esattamente come quello appena realizzato con le noccioline in fila, non sfalsate ma in fila. Allora, guardate, ho terminato di realizzare la mia copertina. È stato un bel lavoro, sono soddisfatta. Guardate che belle tutte queste file di noccioline alternate nei colori, proprio belle. Adesso vi faccio vedere come continuare per bordare la coperta, le ultime cose che andremo a fare. Allora, innanzitutto dobbiamo andare a fare un giro di maglia bassa. Quindi mi trovo qui, vado a fare una catenella e inizio a bordare. Quindi facciamo tutto un giro di maglia bassa dove vado a fare semplicemente una maglia bassa per ogni punto. Vedete? In questo modo e procedo così per tutto il giro. Quando arriviamo sull'angolo vi faccio vedere. Allora, guardate, ho fatto qui, sono arrivata al fondo del giro e ho lavorato anche l'ultima maglia bassa nell'ultimo punto. Adesso per girare vado a fare una catenella e poi andiamo a fare una seconda maglia bassa puntando nell'ultimo punto del giro. In questo modo da arrotondare l'angolo. Fatto ciò, prendiamo a lavorare nell'altro lato. Vedete che proseguiamo a lavorare un punto basso per ogni punto nell'altro lato.
Voilà, e dobbiamo proseguire così per tutto questo lato. Arrivati qui al fondo faremo di nuovo la stessa cosa per girare, quindi una maglia bassa nell'ultimo punto, una catenella e una seconda maglia bassa nello stesso punto, e poi passeremo a bordare l'altro lato e così via fino a aver bordato, diciamo, tutti e quattro i lati della nostra copertina. Dopo vi faccio vedere poi il punto che andremo a fare per bordo. Allora, terminato di bordare tutti i quattro lati a maglia bassa, adesso iniziamo quello che sarà il bordino, che ho deciso di farlo a punto elastico, ovvero alternando una maglia alta in costa davanti e una maglia alta in costa dietro. Quindi andiamo a lavorare puntando attorno alle maglie basse, le trattiamo esattamente come se fossero maglie alte, quindi prendiamo per fare la costina davanti, passiamo in questo modo attorno al punto, agganciamo il filo e lavoriamo la nostra maglia alta in costa davanti. Per fare la maglia bassa, la maglia alta in costa dietro, dobbiamo invece passare così con l'uncinetto, quindi davanti al punto, e dopodiché lavoriamo la maglia alta in costa dietro. Vedete che si crea questo motivo. Quindi adesso di nuovo facciamo quella in costa davanti, quindi vedete che con l'uncinetto mi infilo qui e ci passo attorno al punto in questo modo, e qui lavoro la maglia alta in costa davanti. Per fare la maglia alta in costa dietro prendo il punto al contrario, quindi con l'uncinetto entro ed esco attraverso il punto, ed ecco che ho la mia maglia alta in costa dietro. Questi sono i punti che andremo a fare, tutto su questo lato e tutto sugli altri, quindi andremo a bordare la nostra copertina su tutti e quattro i lati, alternando questi due punti. Quindi procediamo in questo modo.